Si è parlato di una tua non grandissima velocità di esecuzione nei giorni scorsi, l'abbiamo chiesto a Zeman e Zeman invece ha detto no, è l'esatto contrario, ciò che chiedo io in quella parte del campo a quel tipo di giocatore. È un complimento implicito. Sì, no, è normale, fa piacere, vuol dire che il lavoro che sto facendo è anche riconosciuto. È normale che la gente un po' rimane un po' così, è normale che il tifoso vuole la perfezione pure, perché vuoi vincere, c'è la passione. E credo che sia una cosa giusta, ognuno ha il suo diritto di giudicare il calciatore che vede il sabato. Io, però io sono tranquillo, sinceramente io non è che sto a vedere, a leggere, a sentire, io vengo qua, faccio il mio lavoro, cerco di fare il massimo quello che voi che mi faccia, io cerco di fare il mio, diciamo così. Prima in casa, adesso anche in trasferta, la tua presenza in campo da titolare. A Brescia, Pescara, davvero inappuntabile, spettacolare. No, mister è preparato bene la partita, mister subito in settimana ha anche parlato, ha anche sistemato la squadra per affrontare il Brescia. Quello è stato fondamentale. Allo stesso tempo non abbiamo lasciato di giocare come giochiamo noi, però abbiamo anche preparato a difendersi un pochettino di più pure, perché loro, se loro sono lì in classifica, in quello, un posto in classifica insieme a noi, vuol dire che era una squadra valida. Senti, tu te l'aspettavi alla tua età di rivivere queste emozioni a questi livelli? No, sinceramente non aspettavo tanto, però non ho mai lasciato di lavorare. Quello è stato l'insegnamento dei miei genitori, dice guarda, anche se a volte è difficile, sembra impossibile, l'importante è che continui sempre a correre. E quello è stato fondamentale, alla fine, come ho detto sempre in altre interviste passate, guarda, questo per me è un regalo, perché non mi aspettavo a quest'età. Su questo livello come è diventato il calcio, un livello altissimo e soprattutto giovane. Vedo tanti giovani e mi guardo indietro, quella età che c'erano certi giovani, non vedevo gente in questa maniera così matura già. La Serie A non è ancora troppo presto per parlarne. Sì, perché è lungo, il campionato è lungo. L'importante è continuare con la testa che ce l'abbiamo noi e la maniera come stiamo lavorando noi, che sicuramente coglieremo dei frutti.